Salve a tutti, e quest'oggi voglio fare la critica di una canzone che mi è stata, diciamo, imposta da più di una mia conoscenza, che me l'ha assicurata essere una canzone di qualità, piacevole, eccetera, bella, così come è bravo l'autore che esegue questa canzone. Io devo dire che non trovo né molto piacevole la canzone in se stessa, né ho una grandissima simpatia per l'autore in questione. E quindi, dopo che mi è stata imposta da più persone, quindi sono stato, come dire, obbligato ad ascoltarla, e in più mi sono anche informato su internet vedendo che comunque è ben apprezzata, e allora mi tolgo lo sfizio di fare una critica di questo mostro sacro e di questa grande opera d'arte, sicuramente poi diventando oggetto di aspre critiche a mia volta per questa critica che io farò, però almeno esprimo quello che penso di questa canzone, e magari mi sto sbagliando, quindi condivido le mie perplessità per sentire dove a sua volta le critiche verso le mie perplessità, che probabilmente nascono da mia incapacità di percepire la grande artisticità di questa canzone. Allora, la canzone in questione è Una giornata senza pretese di Vinicio Capossela, che adesso sentirete in sottofondo. E vengo alle critiche velocemente che mi lasciano perplesso. Allora, iniziando dal tono della voce dell'autore, che è molto trascinato, molto stanco, molto trasandato, direi, quasi fosse un tono di semi ubriaco, che non so se sia voluto per esprimere meglio quello che sono i concetti poi che vengono espressi nella canzone, cioè la descrizione di una coppia che a me sembra un po' lino alla sfiga, perché abbiamo, se seguiamo la canzone, tra una ripetizione e l'altra, tra delle ovvietà e altre, perché qui ci dice che questa coppia va tra lampioni e vetrine, tra giornali, punch e quello che è, e quindi una vita molto banalissima, che per carità in una canzone di musica leggera senza pretese ci sta, però già mi viene un po' da ridere quando sento il verso per cui la coppia esce di casa per noia o per mancanza di vino e quindi va incontro al destino. Allora, qui ci vedo addirittura due errori: uno concettuale, nel senso che il destino ce l'hai anche a casa, non è che devi uscire di casa per andare incontro al destino. Licenza poetica va benissimo, però il concetto è sbagliato. Secondariamente, licenza poetica quanto si vuole, la rima vino destino è quanto di più, a mio parere, banale si possa trovare. Io avrei cercato qualcosa di meglio, avrei osato qualche rima più originale. È vero che oggi come oggi l'originalità forse non paga a livello commerciale, ok? Però mi permetto di esprimerla questa mia perplessità, diciamo. Poi abbiamo il fatto che questa coppia, lui che dice che non si dicono niente, che lui se la guarda si ricorda l'ora del suo amore, ma sono anche queste un po' vietanzi. Continuiamo nel lino alla sfiga, parole taciute, stiamo qua, siamo qua, cioè ripetuto continuamente, siamo qua, l'abbiamo capito che siamo qua, e cosa facciamo? Aspettiamo la sera. E diciamo che è una coppia che, come dire, dà significato all'esistenza umana, questa, in questo senso, cioè tutto quello che sa fare è bere vino, andare nelle vetrine, abbracciarsi senza dirsi niente, probabilmente perché non hanno una cultura sufficiente per comunicare tra di loro, e vanno in, aspettano la sera, la loro grande, come dire, passatempo, il loro scopo della loro vita, il modo con cui riempono le ore e danno significato alla loro esistenza è aspettare la sera. E così via, insomma, la canzone adesso più o meno i versi sono questi. Ora, non voglio criticare l'autore, critico la coppia di cui l'autore è diventato un pochettino il vate, è stato un po' come Omero fu il vate di Ulisse, in questo caso Vinicio Capossela è il vate di questa coppia, che è fondamentalmente una coppia abbastanza squallida. Forse era questo che si voleva comunicare, io non lo so, in questo senso allora ci si è riuscito benissimo. Io la trovo un po' fastidiosa come canzone, non lo so se perché e se sono solo io a vederla in questo senso qui. Devo dire che quello che salvo della canzone è appunto la musica, che invece è abbastanza piacevole, però se questo è il meglio della musica leggera italiana, se questo è un pezzo impegnato della musica leggera italiana, forse allora tutti quanti non dobbiamo avere troppe pretese nei confronti della nostra musica leggera per quanto riguarda il valore artistico, eccetera, e forse il titolo migliore sarebbe stato, più che una giornata senza pretese, una canzone senza pretese. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima critica.